Ciao cinefusi.it, dal 30 maggio potete trovare nelle sale italiane Haikyuu! The Dumpster Battle, diretto da Susumu Mizunaki e distribuito da Eagle Pictures. Non è il primo film di Haikyuu! Che fanno, è preso dallo Spoken Manga di Haruhiki Furudate, e potete trovare le quattro stagioni, non la pizza, ma la serie di Haikyuu! Direttamente su Amazon Prime Video. È stata distribuita in Italia nel 2014. La storia di Haikyuu! The Dumpster Battle vede la partita di pallavolo che si deve giocare tra due scuole rivali, la Nekoma High e la Karasuno High. Nella Karasuno High c'è Shoyo Hinata, che vuole diventare un giocatore di pallavolo a tutti i costi, ma deve giocare per forza in squadra con la sua nemesi Tobio. Mentre nella Nekoma High c'è Kenma, un ragazzino biondo tristissimo che ha una jade vivere invidiabile, sembra tristezza di Inside Out, che deve fare squadra con Tetsuro, che è un ragazzo moro che è già più felice di Kenma, e tra i due però ci sono dei rancori, ma c'è anche dell'affetto, e devono fare squadra per vincere la partita, una partita molto sentita. Come a questo film vi faccio una premessa: io conoscevo di fama Haikyuu, ma non ho visto la serie e l'ho trovato comunque un film dimenticabile. Per dirvi, non ho visto neanche la serie di Spy x Family, ma ho visto Spy x Family White Code, il film uscito di recente, e ho trovato Spy x Family White Code un film molto più interessante da Haikyuu. È un film con dei personaggi molto più simpatici, con una storia molto più elaborata, un film molto più elettrizzante, più interessante di questo Haikyuu. E poi in Spy x Family White Code, perlomeno, anche se non hai visto comunque la serie, cerca di introdurti un po' in questo mondo, ti fa un po' un'introduzione. Poi, se hai poca dimestichezza, magari con quel manga lì, allora avrai più difficoltà, giustamente, comunque. Però ci prova, invece Haikyuu neanche ci prova. Non mi è piaciuto praticamente nessun personaggio di Haikyuu! The Dumpster Battle, e gli manca proprio il background a sto film, anche lo sfondo. Cioè, io non ho capito perché c'è tutta sta rivalità tra la Nekoma High e la Karasuno High. Perché si vogliono così male? E perché questa partita è così importante? Cioè, c'è addirittura dei supporters che si arrabbiano se il giocatore della propria squadra del cuore fa un errore, o gioiscono se il giocatore della propria squadra del cuore fa punto, ma con tanta enfasi. Poi viene vista addirittura in TV sta partita. Quindi è una partita molto importante, ma non si capisce il perché. Cioè, che cosa si giocano veramente queste due scuole? E perché c'è tutta questa rivalità tra queste due scuole? Personaggi, come vi ho detto, non mi hanno detto niente di che. Non è un film da buttare via, ci mancherebbe altro, perché comunque la messa in scena è buona, le musiche sono belle, le canzoni sono efficaci, e poi comunque si dà risalto ai particolari, ai dettagli, al sudore anche sulla palla, ovviamente sul viso dei giocatori, e comunque i disegni sono anche fatti bene, quindi non è un film da buttare via. Però non ho capito il perché fare un film del genere. Cioè, comunque, a meno che non lo vuoi fare esclusivamente per i veri e propri fan di quel manga, allora lì, insomma, ovviamente chi è fan di questo manga molto probabilmente avrà un'opinione diversa dalla mia. Però io onestamente, da uno che non ha visto la serie e vado a vedere un film del genere, mi chiedo, insomma, che cosa mi ha lasciato. Cioè, personaggi non ce n'è uno comunque che colpisce particolarmente. La storia praticamente è tutta una partita di pallavolo e non si capisce il perché sta partita è così importante. Poi vabbè, insomma, come altri manga, comunque ci sono i tempi dilatati, i pensieri dei personaggi, però qui diventa anche troppo prolisso, poi a una certa, dopo un po' diventa anche legnoso. E poi anche la morale è giustissima comunque, perché per un film del genere poi è anche comunque sensata inserirla. Cioè, l'importante non è vincere, ma è divertirsi e partecipare, giustissimo. Però fammi capire il perché la partita comunque è così sentita dai supporters, dai giocatori. Quindi ecco, non mi ha colpito come film, l'ho trovato dimenticabile, però penso che comunque i fan di questo genere potranno apprezzarlo. Io, più di questo genere, scusate, di questo manga, però io onestamente non ci ho trovato nulla di così sensazionale e incredibile. Spy x Family White Code è decisamente molto più riuscito rispetto a Haikyuu! The Dumpster Battle. Detto ciò, io vi invito a lasciare like, a iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, fateci sapere cosa ne pensate di questo manga, di questo film, e ciao cinefusi.it.